E oggi attesa per i nuovi dati regionali del rischio. Veneto e Campania sperano di passare in zona arancione e da domani tutto il paese in zona rossa per le feste di Pasqua. Non saranno possibili gli spostamenti tra le regioni, divieto di picnic, 70.000 agenti delle forze dell'ordine controlleranno il rispetto delle regole. Allora vediamo nel dettaglio a cosa dovremo fare attenzione in questi 3 giorni con Giorgio Specchia. L'attenzione è massima soprattutto per parchi, litorali e per le aree urbane ad alto rischio assembramento. L'Italia si prepara a celebrare una Pasqua blindata dal Ministero dell'Interno. L'invito ai prefetti a mantenere alta l'attenzione. I controlli saranno intensificati anche lungo le strade principali, le autostrade e nei porti, negli aeroporti e nelle stazioni. 3 giorni in zona rossa per tutti, da domani a lunedì. A tavola, domenica. Ci si ritroverà in pochi, a Pasquetta niente picnic o gite fuori porta, vietato spostarsi tra regioni, salvo che per fare rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Si potrà comunque raggiungere le seconde case di proprietà o in affitto con contratto precedente al 14 gennaio. Attenzione però alle ordinanze locali perché diverse regioni hanno disposto limitazioni. Consentito fare visita ad amici e parenti, al massimo in due, portando con sé bambini sotto i 14 anni o persone disabili. Uno spostamento permesso una sola volta al giorno e all'interno del territorio regionale. Sarà possibile partecipare alle funzioni religiose. Le veglie pasquali sono anticipate per non violare il coprifuoco che rimane alle 22. Obbligo di tampone per chi rientra da un paese dell'Unione, seguito da 5 giorni di isolamento e da un secondo tampone. Per chi torna da fuori Europa, invece, la quarantena si allunga 2 settimane.